Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 461esima puntata del podcast di Psinel. Episodio 461. Quanto è importante sorprenderci, quanto è importante l'emozione della sorpresa, e vedremo come essa è collegata alla psicoterapia, alla comicità e alla vita di tutti i giorni. Ciò che faremo all'interno di questo episodio sarà cercare di dimostrare che senza sorpresa non c'è vero apprendimento. E lo faremo attraverso un insieme di ricerche e di intuizioni che derivano proprio dalla ricerca in psicologia, cose che alcuni miei colleghi neanche conoscono, perché si tratta del risultato di sperimentazioni avvenute in ambiti molto specifici della teoria dell'apprendimento. Seguimi fino alla fine per scoprire come sfruttare il superpotere della sorpresa per riattivare la neuroplasticità del tuo cervello, aiutarti ad apprendere e cambiare i tuoi schemi di riferimento. Molto bene, iniziamo! Oh, eccoci qua, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio. Avete provato a parlare con il vostro inconscio? Ecco, questa domanda così strana e bizzarra per alcuni di voi è stato il tema della precedente puntata. Allora, come sta proseguendo questo periodo? Se per caso mi stai ascoltando nel giorno di pubblicazione della puntata, tra pochi giorni è Natale, Natale 2022, in caso tu mi stessi ascoltando nel futuro. E come sempre, prima di iniziare, lascia che dia la parola allo sponsor di questo podcast, cioè psinel.com. Sei una psicologa? Sei uno psicologo? Ho creato una video lezione per parlarti della migliore strategia di promozione online proprio per psicologi e psicoterapeuti. Per guardarla, clicca il link che trovi qui sotto in descrizione. E ora torniamo alla puntata di oggi. Immagina questa scena. Sei in un ristorante e ad un certo punto, nella famiglia accanto a te, nel tavolo accanto a te, che è evidentemente una famiglia, arriva una ragazza. Il capofamiglia, tutto trafelato, la guarda ed esclama: ciao Franci, ma che sorpresa trovarti qui! Sorpresa. Se ci pensiamo bene, al contrario di tutte le emozioni di cui essa fa parte, questa è l'unica realmente ambigua. Lo so, sappiamo che tutte le emozioni sono ambivalenti, ambigue, ma per quanto riguarda la sorpresa c'è un meccanismo ancora più profondo. Per quanto non vi sia una reale distinzione tra emozioni positive e negative, tutti sappiamo che se una persona afferma di provare rabbia, tristezza, disgusto, eccetera, sta provando un pizzico di sofferenza, di disagio, ma se uno ti dice «sono sorpreso», la cosa è ambigua e puoi capirla solo dal contesto. In che senso sorpreso? Bene o male? Se ci pensi, il termine sorpresa è l'unico che non indica chiaramente un tipo di emozione, ma indica uno stato mentale di consapevolezza. Te lo ripeto, il termine sorpresa non indica un tipo di emozione, ma indica un tipo di stato mentale. Jenna, ma emozione e stato mentale non sono sinonimi? Certo, 1,82, ma cerca di venirmi dietro un attimino di più, ok? Lasciami finire. La sorpresa non è data da un evento che viene interpretato come positivo o negativo. Certo, c'è anche questa valutazione, ovviamente, ma alla base c'è un discostamento tra le aspettative e la realtà. Cioè, tra ciò che io mi aspetto debba accadere e ciò che sta accadendo. Se ci pensi, tale discostamento può generare o può dar vita a qualsiasi tipo di emozione, cioè può essere felicità, tristezza, rabbia, disgusto, in base a che cosa genera quel discostamento tra ciò che mi aspetto e ciò che accade. Insomma, per usare un gioco di parole, concedetemelo, la sorpresa è un po' una sorpresa. Sapevamo da tanto tempo che quando una persona entra in questo stato è particolarmente aperta, la mente si apre, è suscettibile a cambiamenti, a nuovi apprendimenti, ma non sapevamo fino a che punto. Come sappiamo, una delle proprietà più incredibili del nostro cervello è proprio la sua capacità di apprendere. E come fa ad apprendere? Attraverso continue modifiche, potremmo dire psicobiologiche continuative, la famosa neuroplasticità.
Lo facciamo in tanti modi ed è stata studiata questa cosa dell'apprendimento in mille modi diversi, ma il più antico, serio e scientifico è ancora il condizionamento classico di Pavlov. Lo so, fa paura il termine condizionamento, ma significa essenzialmente quanto tempo o come impariamo qualche cosa, o meglio quanto tempo riusciamo ad automatizzare un certo apprendimento. Dunque non si tratta solo di apprendimenti in tipo cognitivo, ma si tratta di apprendimenti veri e propri che abbiamo, non che quelli cognitivi non siano veri apprendimenti, ma veri e propri che abbiamo in comune con tutti gli altri esseri viventi. Infatti possiamo condizionare un organismo unicellulare, possiamo condizionare un elefante e possiamo condizionare l'essere umano. Stiamo attenti perché il termine condizionamento sembra brutto, quindi d'ora in poi magari utilizzerò il termine apprendimento, dato che il condizionamento non è altro che uno dei meccanismi di base psicobiologico dell'apprendimento. Dunque, una delle cose che si chiede la maggior parte della gente è quanto tempo ci metto a condizionare quel tipo di apprendimento? Quanto tempo ci metto a imparare a suonare la chitarra? A smetterla di fare quella certa cosa? Quindi il tempo è una delle, diciamo così, una delle variabili più importanti. Quale potrebbe essere un'altra variabile? Ebbene, esattamente il ripetere. Quante ripetizioni sono necessarie di questo gesto affinché io possa apprenderlo? E come sappiamo, se hai seguito Psinel, ci sono una valanga di studi. Insomma, la pratica deliberata di Anders Ericsson, le abitudini, i 66 giorni che poi sono variati nel tempo, eccetera, eccetera. Ora, non voglio entrare nei dettagli di che cosa sia realmente l'aspetto psicobiologico alla base, l'ho spiegato in un video molto interessante che ti metterò qui sotto. Ma le chiavi di un buon apprendimento barra condizionamento, se hai studiato questi libri, sono proprio due, cioè la contiguità dello stimolo e la ripetizione, cioè contiguità si intende la vicinanza dello stimolo, chiamiamolo condizionato, a quello incondizionato. In altre parole, se vuoi insegnare a tuo figlio che non deve toccare dei coltelli, devi dirglielo mentre sta per farlo, deve essere in quel momento, deve essere contingente e contiguo e magari devi farlo più di una volta, quindi contiguità e ripetizione. Giusto, Jenna, anche io se devo imparare qualcosa è bene che lo faccia in un certo contesto e ripetutamente, come la meditazione. È esattamente 1.82, adesso ci arriviamo. Tuttavia, non tutti sanno che, secondo alcuni studi avvenuti all'inizio degli anni 80, in particolare quelli portati avanti da Robert Rescorla, ci indicano che non sarebbe la contiguità dello stimolo e solo la ripetizione a garantire un buon apprendimento, cioè un condizionamento, ma sarebbe la quantità di predizione dello stimolo. Quindi, meno uno stimolo è previsto, in altre parole, più genera sorpresa e più l'apprendimento diventa forte. Rescorla ci fa notare che già c'è una contiguità differente quando, ad esempio, gli animali si condizionano nei confronti di un certo cibo senza ripetizioni. Si può vedere, non lo so, un opossum che mangia una bacca che non gli fa bene, sta male 3 ore dopo, quindi non c'è una vicinanza tra lo stimolo, che sarebbe la bacca, e il dolore successivo, e non c'è alcun'altra ripetizione, eppure l'opossum non mangerà mai più quella bacca, cosa che può capitare anche a noi con il cibo. Ora, se ci pensiamo bene, questo atteggiamento, meglio, questi meccanismi sono del tutto normali. Noi impariamo per sopravvivere. Se un giorno, tornando a casa, facendo la solita strada, trovassimo una banda di malviventi che ci sorprende, anche se non riuscissero ad acciuffarci, perché magari siamo in auto, eccetera, eccetera, anche se non dovessimo ripetere quell'esperienza, impareremmo subito a non fare più quella strada o a essere maggiormente guardinghi per le settimane, i mesi e gli anni successivi ogni volta che attraversiamo quella strada. In altre parole, non c'è bisogno che vi sia alcuna ripetizione, basta che quell'evento ci sorprenda a tal punto da imprimersi nella nostra mente. Ora facciamo un esempio un po' più positivo. Se pratichi la nostra amata meditazione e lo fai sempre nella stessa ora e lo ripeti ogni giorno, tutto ciò ti aiuterà a migliorare la tua pratica. Ma se non avrai effetti sorpresa, difficilmente continuerai a farla. In altre parole, quando mediti devi sorprenderti del fatto di renderti conto, primo, di avere un sacco di pensieri incontrollati nella mente che girano, e secondo, che ogni volta che te ne accorgi puoi tornare al momento presente. Più è sorprendente questo effetto, più ti tratterai bene,
In confronto a tale sorpresa, e più avrai effetti positivi della pratica meditativa. Dunque, la sorpresa, nel bene e nel male, diventa la pietra angolare di ogni apprendimento, ancora più della ripetizione e ancora più della contiguità e anche del contesto. Ovviamente tutte queste cose contribuiscono a creare l'apprendimento, ok? E anche la sorpresa. E aiutano, ma senza una netta violazione delle nostre previsioni, tale scrittura della mente sarà molto molto più debole. Mi raccomando, seguimi ancora un po' perché ci sono dei pezzi che bisogna comprendere. Jenna, ma sai che questa roba mi ricorda proprio la puntata sull'errore di predizione? Bravissimo, è esattamente questo ciò di cui stiamo parlando. Più una persona fa errori di predizioni durante un esercizio psicologico, e più avverrà quella che i miei colleghi definiscono esperienza emozionale correttiva, o meglio, l'ha definita Alexander. Tale esperienza avviene solo se c'è una sorta di effetto wow, o perlomeno più si avvicina alla sorpresa e più possiamo creare un nuovo apprendimento, modificare il campo cognitivo emotivo di quella persona. Attualmente la sorpresa, con il nome di errore di previsione, è uno dei meccanismi alla base di qualsiasi forma di psicoterapia, e ogni psicoterapeuta sa bene che questo effetto sorpresa è essenziale per ottenere un cambiamento. La ricerca ha provato che quando sperimentiamo sorpresa, il nostro cervello sembra predisporsi alla neuroplasticità. Cioè, nel momento in cui ci sorprendiamo, è come se il cervello divenisse più malleabile. Come abbiamo visto, la sorpresa può essere sia positiva che negativa. Può essere sorpreso da un evento piacevole o da un evento spiacevole. In entrambi i casi è un meccanismo evolutivo. Ad esempio, sappiamo dallo studio sui traumi che questi restano scritti con forza dentro di noi per un motivo molto semplice, il motivo della sopravvivenza. Tenere a mente ciò che ci ha fatto molto male ci aiuta ad evitarlo nel futuro o a capire cosa dobbiamo superare. Ok, Jenna, è chiarissimo, ma per gli eventi positivi? Beh, per gli eventi positivi è qualcosa di molto simile. Ti ho detto 1.82, lasciami finire. Anche un evento positivo, sorprendente, si scrive dentro di noi, perché nel passato qualcosa del genere, cioè quando ci sorprendiamo in positivo, mettiamo di aver scoperto, non lo so, una radura di frutta fresca, questa informazione era importantissima per la nostra sopravvivenza, per il nostro, chiamiamolo così, istinto di orientamento e ricerca nello spazio. Ora, se segui questo podcast da un po' di tempo, mi avrai sentito dire 1.000.000 di volte che la nostra mente è una macchina predittiva che continua a simulare ciò che è accaduto, ciò che accadrà, eccetera, eccetera. In altre parole, il superpotere della nostra mente è il potere previsionale, che utilizza come meccanismo di salienza, cioè ciò che riesce a mettere in primo piano, proprio violando le sue aspettative. In pratica, la sorpresa è una specie di segnale che dice al cervello che c'è qualcosa di assolutamente rilevante da tenere a mente, che sia bello o brutto, che ti dica di restare o di andare. Ricordi? Uno degli effetti diretti della sorpresa alla quale tutti siamo sottoposti, anche se tutti siamo continuamente sottoposti a meccanismi appena descritti, la quale si fonda proprio sulla capacità di creare un contesto tipico e di violarlo, è assolutamente la comicità, l'umorismo, la risata. Una buona battuta ti sorprende. Per questo motivo, quando già conosci lo sketch, non ti farà ridere, a meno che non sia davvero una super battuta. Anzi, sai quando continua a farti ridere, anche se la conosci? Quando ti ha sorpreso così tanto la prima volta da incollarti alla sensazione positiva della risata. Certo, esistono anche dei tormentoni che non si fondano sulla sorpresa, ma non si tratta dello stesso tipo di risata che esplode, a meno che la prima volta che hai ascoltato il tormentone questo non ti abbia realmente sorpreso, sbalordito. Non solo, lo stesso tormentone funziona proprio perché viene inserito spesso in modo sorprendente in altri contesti. Pensa ad una sitcom dove c'è un tormentone. Quando è che fa ridere quella parola? Fa ridere quando questa parola viene inserita in un contesto completamente nuovo. Insomma, una delle cose più piacevoli del mondo, come la risata spontanea che sgorga da un semplice motto di spirito, da una barzelletta, è direttamente imparentata con la cosa più truce del mondo, il trauma. Entrambi sono strettamente collegati da una violazione delle nostre previsioni.
Ora, una piccola nota importante da tenere a mente è che quando parliamo di previsioni, simulazioni e violazioni delle stesse, non ci stiamo riferendo solo agli aspetti cognitivi. Ad esempio, mi aspetto una chiamata da una ragazza e questa non arriva, oppure mi aspetto la promozione dal mio capo e questa non arriva. Non si tratta solo del nostro continuo programmare mentale, ma si tratta di qualcosa che accade anche inconsciamente, anche a livello biologico, lontano dalla nostra consapevolezza ed ha a che fare con tutto il nostro sistema, chiamiamolo così, mente-corpo. E tutto ciò l'abbiamo visto tante volte. Se hai letto il mio primo libro, facci caso, perché sta per uscire il secondo, tenetevi pronti, dove parleremo anche di queste cose, ti ho raccontato che l'effetto particolare della sorpresa, o meglio, della violazione tra la nostra predizione e il mondo, è proprio come quando stai scendendo, salendo le scale e di colpo manca un gradino o calcoli male il gradino. Hai presente? Ecco, quella è la sensazione. Non si tratta solo di pensieri che possono essere risolti con altrettanti pensieri, come si crede nelle pratiche di crescita personale. Non basta cercare di capire tutte le possibili situazioni, prevedere tutto ciò che potrebbe accadere. Non è solo quello, ma è prepararsi al fatto che prima o poi verrà violata la nostra rappresentazione, la nostra previsione. E quello è il momento più importante. Jenna, sai che questa cosa mi ricorda un po' come quando ti distrai nella meditazione e torni al presente? Sì, esattamente questa. Non so se ti ricordi, ma qualche settimana fa abbiamo fatto una puntata commentando un articolo scientifico il quale dimostrava che le pratiche di meditazione funzionano proprio attraverso, tra virgolette, lo spegnimento del nostro sistema previsionale, o meglio, il cercare di mettere da parte tutte le previsioni. E se metti da parte ogni tipo di previsione, qualsiasi cosa che ti circonda ti sorprende. Dunque, non si tratta del semplice impara a pensare meglio, ad aspettarti più cose realistiche, a non crearti troppe aspettative rispetto alla realtà. No, si tratta del sapere che questo meccanismo di violazione delle aspettative, creazione delle aspettative, creazione di previsioni, violazione delle stesse, fa parte del sistema di base del funzionamento della nostra mente. E tra poco ti insegnerò alcuni piccoli concetti, o meglio piccoli esercizi e i riassunti dei concetti di oggi, per mostrarti che in realtà puoi allenarti a sorprenderti. Puoi allenare questo meccanismo della sorpresa che, come hai visto, è un meccanismo fondamentale che più va allenato, riconosciuto, curato e più porta dei doni molto profondi alla nostra mente e alla nostra vita. Pertanto, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con gli esercizi di questa settimana. Volevo sorprenderti. Primo, neuroplasticità e sorpresa. Questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente. Ora, lasciamo stare tutti gli aspetti neuroscientifici, cioè quali sono le sostanze chimiche che vengono secrete dal nostro cervello quando ci sorprendiamo. Lo sappiamo per esperienza. Se vogliamo insegnare qualcosa a qualcuno, più riusciamo a fargli dire qualcosa come wow, e più questa cosa resterà impressa nella sua mente. Certo, possiamo usare nuovamente la contingenza, la contiguità, possiamo usare l'emotività, ma ciò che conta è creare qualcosa che sia disruptive, come dicono gli americani, cioè qualcosa che non ti aspetti. Ecco che questa cosa che non ti aspetti resterà ancora più incisa nella mente della persona. E per riuscire a farlo bisogna ragionare in termini strategici, cioè raccontare le cose sapendo che quella cosa deve essere valorizzata attraverso uno stacco, tra virgolette, tra ciò che stiamo dicendo e le aspettative che la persona potrebbe crearsi. Esattamente come fa un comico portandoti completamente fuori strada per poi sorprenderti con una grossa risata. Ecco, sappiate che se volete migliorare il vostro modo di apprendere e di far apprendere gli altri, quindi il vostro modo di comunicare, dovete lavorare su come creare sorpresa in voi stessi e negli altri. Ma è possibile creare sorpresa in se stessi? O è un po' come farsi il solletico? Secondo, creare sorpresa in noi stessi. Sì, esattamente, un po' come nel solletico è difficile sorprendere noi stessi, tuttavia posso già invitarti a fare un piccolo esercizio. In questo momento, mentre ascolti la mia voce, guardati attorno, guardati rapidamente attorno e nota i colori che ti circondano.
Nota la luce che c'è nella stanza, nel luogo in cui ti trovi. Nota la luce. Prova a notare come questa luce crea ombre sugli oggetti intorno a te. Prova a notare queste ombre. Probabilmente non le avevi mai notate prima, almeno non in questo modo. Ora prova a girarti verso gli oggetti e a osservarli come se fosse la prima volta che li vedi, anche se li hai visti milioni di volte. Girati e osserva gli oggetti e cerca di farti sorprendere dalla miriade di dettagli che solitamente non hai notato di quegli oggetti o semplicemente dall'impressione che ti sta lasciando adesso quell'oggetto, perché è un'impressione che ti sembra identica a tutte le altre volte, ma in realtà è leggermente diversa. Ecco, continua a guardarti attorno. Ogni volta che riesci a notare anche solo lo 0,00001% di differenza in qualcosa, ecco che ti stai aprendo alla sorpresa, stai aprendo questo canale. Ripeti questo piccolo esercizio tutti i giorni. L'abbiamo già fatto in passato. Ce n'era uno qua su Psinel che si chiamava l'esercizio di Korsbinski, che consiste nell'indicare gli oggetti e aspettare che arrivi la categoria linguistica e lasciarli andare. Quindi puoi girarti e guardare gli oggetti come se fossi un bambino, un alieno che non ha mai visto quegli oggetti, e lasciare che arrivino le rappresentazioni contingenti a quell'oggetto. Cioè, ah, questo che cos'è? Ah, è un microfono. Ah, l'ho già usato altre volte. No, non è questo. Che cos'è? È un oggetto fatto così. È quasi buffo a guardarlo in questo modo. Prova e riprova a farlo, vedrai che prima o poi riuscirai a trovare piccoli pezzi di sorprese in giro. Terzo, vivere nel presente. E che te lo dico a fare, dopo la puntata incredibile della scorsa volta, è quasi inutile raccontarti ancora che la pratica della meditazione, costringendoti a restare nel presente, fa esattamente questo, ti prepara alla sorpresa, cioè ti prepara proprio a vedere lo scollamento tra le tue previsioni e ciò che accade nella realtà. Ed è proprio questa la magia, o meglio una delle magie più importanti della pratica meditativa. Se sei un praticante di meditazione, l'esercizio che abbiamo fatto poco fa ti sarà sembrato, come dire, semplice e allo stesso tempo molto sorprendente. Se non hai mai meditato, l'esercizio di prima ti sarà sembrato come bah, a me non mi sembra di notare niente di nuovo, e probabilmente anche molto tedioso e forse difficile da portare avanti. Quindi, se vuoi coltivare la sorpresa, coltiva la tua capacità di aprirti al momento presente. E quindi, che dirti? La pratica della meditazione è una delle cose più importanti che tu possa fare. Sai che qui abbiamo i nostri corsi, abbiamo Clarity, abbiamo MMA, ma sappi che nella tua città puoi sicuramente trovare un corso certificato serio di mindfulness, un MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, che potrai frequentare e di cui appunto qui non c'è alcun conflitto di interessi. Quindi il mio interesse è che tu possa sorprenderti nel miglior modo possibile. Quarto, la mente del principiante. Abbiamo dedicato una puntata a tale abilità che fa parte, guarda un po', delle 11 attitudini della mindfulness, secondo il maestro Jon Kabat-Zinn, ma essenzialmente è ciò che stiamo dicendo continuamente, cioè coltiva la capacità di guardarti intorno come se fosse la prima volta. Non farlo solo con gli oggetti, fallo anche con le abitudini. Non so, questa è l'ennesima puntata del podcast che ascolti? Ecco, la prossima prova ad ascoltarla come se fosse la prima volta. Prova a notare tutte le volte che non ti senti principiante. Prova a notare tutte le volte che pensi: ah, ho già capito dove vuole andare a parare. Ah, ho già capito che cosa vuole dire. Ah, ma questa è la mia simulazione, la metto da parte e lo riascolto. Riascolto meglio questo concetto. Che ciò che è successo a me qualche anno fa quando ho scoperto Rescorla. Cioè, io da anni conosco il condizionamento, così come tutti i miei colleghi psicologi all'ascolto, ma quanti di voi conoscono questa differenza tra contiguità, ripetizione e sorpresa? Beh, la conosce chi ha approfondito determinate tematiche, e per riuscire ad approfondirle bisogna trovare un articolo che dice il condizionamento non esiste e leggerlo invece di pensare: ah, ma no, io conosco già tanto bene queste cose. Insomma, alleniamoci a notare come la nostra mente tende a prevedere e cerchiamo di diventare dei principianti. Un modo semplice per farlo è ascoltare le persone intorno a noi, perché la nostra macchina previsionale si attiva particolarmente quando abbiamo a che fare con gli altri, e quindi quando ascolti una persona parlare sei lì che vuoi anticiparla nei suoi argomenti. Notiamo questa cosa, mettiamola da parte e godiamoci il momento presente con tutte le sue sorprese.
Oh, eccoci arrivati al termine di questa lunga puntata nella quale spero di aver sorpreso qualcuno di voi, soprattutto magari qualche mio collega che non conosceva determinate tematiche, perché sì, nuovamente la psicologia è vastissima, ragazzi, e quindi non tutti i miei colleghi conoscono tutti gli argomenti, così come io non conosco tutti gli argomenti che conoscono i miei colleghi, ovviamente. Ma la cosa più bella di questa puntata è il fatto che possiamo allenarci alla sorpresa. E che essa è qualcosa di fondamentale nella nostra vita, la quale fa emergere ancora una volta questo discostamento tra aspettative e realtà, che è poi un po' il tema di Psinel, del mio primo libro, facci caso, e non vedo l'ora di mostrarti il mio secondo libro. Ma non posso ancora farlo, però vedrete che tra poco vi mostrerò copertina e tutto. L'unica cosa che posso dirvi è il tema, la gestione delle emozioni, e anche l'editore, che sarà ancora una volta Mondadori. Molto bene, cari psinellini, eccoci qua in questa settimana, se mi state ascoltando nella giornata di pubblicazione, che se non sbaglio è il 18 dicembre 2022, sarà la settimana di Natale. Non so ancora se pubblicheremo la puntata proprio nella giornata di Natale, perché domenica prossima sarà il 25. Dunque ne approfitto per farti già, fin da ora, i miei più cari auguri di un felice e sereno Natale. Ti ho sorpreso con un finale differente? Spero proprio di sì. Alla prossima!